modenese, sempre Mitkova. Ah, la palla è buona, eh sì, la palla è buona. Hanno tentato con un po' di furbizia, un po' di esperienza le atlete materane di ingannare gli arbitri, ma la palla era buonissima. 8-7 il punteggio, in pieno recupero Modena, nulla può la Fips, 8 pari. E vi è un time out subito. Massimo Barbolini questa volta richiama le proprie atlete. Un recupero da parte di Modena dopo un inizio che sembrava, di questo terzo set, che sembrava dovesse riproporre lo stesso canovaccio dei primi due. Ed ora evidentemente Barbolini starà redarguendo le proprie atlete per tentare di riportarle sul rendimento dei primi due set. Neanche a ricordare che tra le società campioni d'Italia è chiaramente in testa l'Olimpia Teodoro Ravenna con 11 scudetti, con 11 scudetti, e anche Sergio Guerra, il nocchiero di quella nave, di cui tre giocatrici hanno vinto tutti e 11 gli scudetti, cioè Benelli, Bernardi e Prati. Ancora in avanti l'Isola Verde Modena, doppio tentativo di Perez del Solare ed il primo vantaggio della partita per la squadra modenese. In nessun set la squadra modenese si era trovata neppure in parità, ora addirittura si trovano in vantaggio sul 9-8 nella terza frazione. Ancora Mitkova, è ancora buono, ancora un ace. E sta facendo la differenza la giovane atleta azzurra. Ricordiamo per lei 31 presenze in nazionale. 10-8, vantaggio per l'Isola Verde Modena. Si salva la Gavio per la Fips, che questa volta scarica di rabbia un pallone che la De Luca non può assolutamente controllare. E la battuta per Giselle Gavio, 8-10. Per la prima volta Matera si trova a recuperare. Versing, pallonetto salvato dalla Mantifesta. Fips, ancora un pallonetto. Versing, Del Solar, ancora Mantifesta. Chi va Fips? E scivola. Barbara De Luca presa anche in contropiede. Recupera parzialmente intanto Matera, siamo a 9. Fontanesi per la Del Solar, eccellente la sua combinazione da dietro, non schiaccia, appoggia soltanto il suo pallonetto. Riconquista la palla all'Isola Verde Modena, ecco, rivediamo il tocco delizioso della peruviana. Intanto difficoltà, e sono 4 i tocchi, no? Siamo a 11 per Modena. Buono l'ingresso in campo di Barbara De Luca, giovane, ma già in grado di fare, di dare il proprio contributo alla squadra. Ancora Keba Fips, murata! E dalla Perez del Solar, uno scontro tra giganti, potremmo dire. Ecco, qui vediamo ancora al replay, molto opportunamente, ed è ancora un time out chiamato da Massimo Barbolini sullo 12-9 per Modena. Una situazione forse imprevista per Barbolini, soprattutto per quanto visto nel corso dei primi due set. Giorgio Barbieri ora intravede la possibilità di riaprire la partita dopo le prime due frazioni di gioco in vero poco brillanti da parte della propria squadra. Barbieri è nato a Modena, 47 anni, e si riparte. Alza De Solara per Versing, ancora da Maria Marasi per la Fips, la palla è a terra, si va di nuovo al cambio palla, Irena Cebuchina alla battuta,
parlavamo di allenatori, no, e Vala Fips, parlavamo di allenatori, anche Massimo Barbolini, modenese, solo che lui ha 30 anni. Monari del Solar è una veloce, ottimamente chiamata da Barbara Fontanesi. Del Solar batte a salto, la palla è buona, Cebuchina, Marasi, Manzifesta, si salvano le modenesi, la Versing da ferma praticamente, ancora Manzifesta e la palla è buona questa volta. Alla battuta Matera, deve recuperare. Ecco la campanale, rileva di nuovo Paola Franco e si propone alla battuta, palla lunga forse ma è presa e comunque giocata dalla Perez del Solar, ha un pessimo controllo la Gavio, tuttavia il muro salva, ancora il muro ed è il punto per Matera. Tenta di recuperare la squadra tricolore, lanciata verso uno storico Tris, ecco la campanale, Mitkova dalla seconda linea del Solar, è buona la sua palla, va a terra nonostante l'opposizione del muro, ecco vediamo. È brutta rincorsa e la palla in rete. La palla in rete di Barbara De Luca, 10 chi batte, 12 chi riceve, riceve Del Solar, Mitkova, ecco la Marasi per Manzifesta, Murata, palle fuori. Va al recupero Matera, 11-12, ancora Marasi alla battuta, Versing, straordinaria la potenza dell'olandese quando riesce a scaricare con palle, con le palle che lei predilige. Ecco l'assalto, è un ace e va a 13, Modena, 13-11. Ancora Versing, non rischia, la sua rincorsa è frenata, la palla va in rete e si ripropone con suelo Manzifesta. Mitkova, la palla è buona, no, no, ha un gesto simpatico, l'abbiamo visto, 12 comunque a 13, la palla sembrava buona. Ancora una schiacciata di Modena, palla giocata in difesa dalla Fips, Mitkova e il muro è vincente, parità 13 pari. Ecco rivediamo, muro e la Mitkova è in ritardo, la palla non è neanche altissima, la colpisce bassa, corre ai ripari Giorgio Barbieri o perlomeno tenta di correre ai ripari. Punteggio di 13 pari nel terzo set, i primi due ricordiamo ancora appannaggio del latte Rugiada Matera, 15-9, 15-10. Abbiamo visto a Fontanesi, ora è la volta della Manzifesta, questa è Paola Franco, in questo momento rilevata in panchina, in campo dal campanale, in panchina invece abbiamo visto a sedere un po' triste Cinzia Perona, infortunata, anche lei è una nazionale, 22 presenze, intanto è fuori la battuta della Manzifesta, errore grave a questo punto sul 13 pari, Michela Monari, è fuori anche la palla della Monari, grandi feste ed è la volta della Cebuchina.
Rientra intanto Paola Franco e torna in panchina Laura Campanale. Riceve De Lucia, De Luca, è buona la veloce dietro della Dersolard. Nulla può la difesa tentata dalla Cebuchina. Mitkova. La Phipps è in questi frangenti, Anna Maria Marasi non cambia tattica, si rifugia nelle doti sapienti e prepotenti di Kiba Phipps ed è cambio palla, Gisella Gavio, manifesta salva, ancora Kiba Phipps e non c'è nulla da fare. Ha messo il turbo l'atleta statunitense ed ecco lì la palla del match, del primo match scudetto per Latte Rugiada Matera. Gavio. Si salva con la forza della disperazione, potremmo dire. Buona la Versing, manifesta di là. E la Marasi non riesce a intercettare e tenere il pallone in campo e salva il primo match ball. L'Isola Verde è Modena e Kiba Phipps, niente da fare, ed è questa l'arma in più del Latte Rugiada Matera nel momento di difficoltà vera. Palla a Kiba Phipps, palla alta se possibile, e i problemi svaniscono come per incanto. Difficoltà per Modena a salvare questa palla, ancora buona, acrobazie in campo modenese, Mangifesta e la palla in rete. C'era già il coro dei sostenitori materani, la palla in rete, ancora una possibilità per l'Isola Verde e Modena di riproporsi in questo terzo set. È in netto ritardo, abbiamo visto la Mangifesta, però c'è un controllo della formazione per l'Isola Verde e Modena, è tutto a posto, si può andare a battere. E c'è un errore grave, errore grave sul 13-14, palla consegnata a Paola Franco, ancora una palla per il match, a palla dentro. E la palla è dentro ed è il 15-13 per Matera, che si aggiudica così la prima gara valida per lo scudetto 1993-94. E ecco, rivediamo, qui lasciano le atlete modenesi, ma la palla è nettamente dentro, per cui servizio vincente di Paola Franco, con il quale Latte Rugiada Matera si aggiudica la prima partita. Vai, la ripetiamo, per la Latte Lucano Matera.